Stamattina ho già provveduto a fare rimuovere lo scempio, afferma oggi l'assessore comunale alcamese Alberto Donato con delega alle politiche ambientali, in riferimento al grave imbrattamento subito dall'opera scultorea di Turizi Miti in piazza Bagolino nei giorni scorsi e di cui avete potuto osservare i dettagli in un precedente servizio filmato pubblicato qui su Alcamondo Blog nella serata del 17 aprile scorso, domenica di Pasqua. Purtroppo, osservando attentamente, possiamo notare che ancora rimane qualche traccia delle scritte che avevano deturpato la scultura. L'opera del maestro Turizi Miti, denominata Ovale Marmo Perlato su Panorama, è collocata in piazza Bagolino da oltre 2 anni, era stata sfregiata con delle scritte volgari ed offensive. Stamattina l'ovale è stato ripulito, leggiamo in un comunicato diffuso nel primo pomeriggio di oggi dal municipio, ed è stato restituito alla città e ai tanti ammiratori che in questi anni hanno apprezzato l'opera per la sua bellezza e la sua collocazione lungo la passeggiata di piazza Bagolino. Con l'assessore Alberto Donato e anche il sindaco Domenico Surdi tiene a dichiarare: i nostri operatori sono prontamente intervenuti per pulire l'ovale dalle vernici che lo hanno sporcato. Maltrattare un'opera d'arte, oltre ad essere un gesto vandalico e spregevole, commenta l'amministrazione comunale, è un atto deplorevole che offende tutta la città e la memoria del nostro concittadino Turizi Miti. Purtroppo sono dei comportamenti veramente riprovevoli da stigmatizzare, aveva già commentato ieri l'assessore Alberto Donato, tra i primi a prendere posizione anche su Facebook per condannare l'episodio. Sto verificando con la polizia municipale, prosegue l'assessore, se le telecamere hanno registrato qualcosa e capire come è possibile intervenire per colpire gli autori di queste azioni che feriscono tutta la città. L'assessore inoltre fa notare che ad Alcamo si continua a rubare piantine da vasi che compongono l'arredo urbano. Anche in Piazza della Repubblica, come già Alcamondo Blog ha messo più volte in evidenza, si susseguono atti vandalici ai danni del roseto e dell'itinerario realizzato in onore del poeta Cielo d'Alcamo, mentre ad Alcamo Marina, rimanendo in tema, non si risolve ancora il problema rappresentato dagli imbrattamenti dei muri delle strade pubbliche. Vediamo da ormai almeno 4 mesi anche disegni realizzati con vernice spray che raffigurano decine di simboli fallici e messaggi ingiuriosi contro la campagna vaccinale anti-Covid. Una indecorosa situazione che non passa inosservata a quanti percorrono il sottopasso nella zona dell'ex casello che collega la via Carabinieri Falcetta Puzzo alla via del Golfo e da lì lungo la via del Golfo stessa verso la Battigia. Per il resto, il comune di Alcamo ha intanto annunciato che in questi giorni sta intervenendo per la pulizia di Alcamo Marina. Come già messo in evidenza con servizi filmati puntualmente già pubblicati da Alcamondo Blog, si assiste insomma al proliferare di libera espressione di un simbolismo osceno che già lo scorso anno aveva interessato persino gli spazi esterni del Collegio dei Gesuiti in pieno centro storico di Alcamo, peraltro già oggetto da anni di svariati atti vandalici.